Carissimi amici di Medico Snake, finalmente e soprattutto ringrazio tutti perché finalmente siamo riusciti ad arrivare a 10.000 iscritti, anzi veramente l'abbiamo anche superato, quindi siamo oltre 10.000 iscritti e di questo non posso che esserne contento. E in questo video ripercorriamo un po' tutta quella che è la storia del canale, la nascita e da dove nasce soprattutto il nome Mitico Snake. Quindi ragazzi, mettetevi comodi e ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, partiamo da quello che è il nome Mitico Snake. Nasce nel lontano 2013 più o meno, sì, dalla comitiva che avevo nel passato, comitiva di amici, ma soprattutto da un gioco in particolare, il gioco ideato da Hideo Kojima, ovvero Metal Gear. Quindi la prima saga di Metal Gear è da lì che prende storia il nome del canale. Perché? Perché io ero un appassionato di quel gioco, quindi lo sapevo giocare bene. Un pomeriggio mi ritrovo a casa di amici quasi con tutta la comitiva, un amico si era bloccato lì, non mi ricordo dove, però ero riuscito a sbloccare quella parte, andare avanti e superare il gioco in pochissime ore, a terminarlo tutto. E quindi il nome nasce proprio dai miei amici, ovvero uno in particolare, e quel nome me lo sono portato dietro perché così improvvisamente disse: ma cavolo, da oggi in poi ti chiameremo Snake, quindi sei Mitico Snake. E da lì nasce il nome Mitico Snake. Sì, può essere un paradosso, però il nome nasce proprio dalla mia vecchia comitiva e da questo gioco. Quando nasce il canale? Il canale nasce nel lontano 2014, quando mi decise ad aprire il canale. Spoglio di tutto, senza una copertina, senza un logo, senza un'icona, senza una descrizione, quindi vuoto più vuoto di una bottiglia piena quanto diventa vuota. Quindi spoglio di tutto. E poi che succede? Una volta che mi sono iscritto, girovagavo un pochino all'interno di YouTube per capire un po' quali erano le cose che altri canali portavano, le argomentazioni. Io che, diciamo, in certo senso abbastanza ferrato nella tecnologia, quindi decido di portare video riguardante proprio la tecnologia, però non lo faccio subito. Quindi che succede? Nell'anno 2014, il 21 febbraio 2014 per essere precisi, pubblico il mio primo video, un video che adattandomi ad un vecchio dispositivo faccio una videoguida per installare una ROM custom su di un dispositivo Android, ovvero la buona e vecchia CyanogenMod di un tempo. Devo dire che quel video, sì, mi hanno contattato in privato, hanno voluto consigli come diciamo entrare nel mondo del modding e quant'altro. Poi da quella data il canale resta fermo più o meno circa un anno, fino a quando non arriva la data 26 giugno 2015, dove pubblico un altro video, ed è la videoprova di un'applicazione fotocamera per dispositivi Android, una videoprova. Quindi ho detto: ok, facciamo questa videoprova, carichiamola sul canale, vediamo come va. Devo dire, sì, anche lì non è andata abbastanza bene, però comunque devo dire che l'applicazione, mi hanno chiesto consigli, mi hanno chiesto come funzionasse l'applicazione. Poi il canale, che succede? Resta fermo un altro anno o forse più, fino a quando non arriva il giorno 3 marzo 2016, dove decido di portare una video recensione, ed è la video recensione del primo video che avevo caricato sul canale, ovvero la video recensione della ROM custom CyanogenMod, quindi spiegandone tutti i particolari, spiegando tutte le funzioni e quant'altro. Quindi devo dire che quella recensione è andata abbastanza bene, e proprio sotto quel video sono arrivati alcuni commenti, mi hanno contattato in privato, mi hanno chiesto dove scaricare tutto il necessario e tutte le videoguide scritte del caso che riguardavano quel video. Quindi devo dire che da quel video in poi mi ero deciso a portare tutto quello che riguardava la tecnologia, e da lì in poi non mi sono più fermato. E devo dire che dal 2016 in poi fino ai video attuali, non è stata poi così male intraprendere questo percorso. Quindi dal 2016 fino ad arrivare ai video attuali 2021,
21, mi sono dato molto da fare e devo dire che all'inizio pubblicavo circa 3 o forse 4 video a settimana ed era un lavoro molto molto duro da portare avanti. Quando poi decisi alla community su Instagram se i video li volevano nel fine settimana tra il sabato e la domenica ad un certo orario, quindi grazie a voi che ho deciso di pubblicare i video di domenica alle 11 e devo dire che è stata una buona cosa perché almeno durante la settimana ho tutta tutto il tempo davanti per poter girare un video, editarlo, pubblicarlo e programmarlo per l'uscita della domenica. Poi vabbè, nel canale sono state implementate alcune playlist come le playlist delle video recensioni, video guide, sono state implementate anche di recente tra il 2020 e 2021 nel periodo del lockdown le playlist come il cubo di Rubik chiamata Mitico Rubik e altre playlist come la Mitico Home che riguarda tutta quella che è la domotica in casa mia. Quindi ragazzi, devo dire che questa è stata un po' la storia del canale e per questo speciale dei 10.000 iscritti, quindi ho cercato di racchiudere un po' quella che era la storia. Quindi ragazzi, veramente arrivare fino a qui lo devo solo a voi e vi ringrazio tutti e 10.000. Io vi metterei qui nella mia casa, ma purtroppo tutti e 10.000 e oltre nella mia casa non ci state e non posso far altro che ringraziarvi qui, riunirvi in questo video e devo dirvi veramente grazie, grazie, grazie per questi 10.000 iscritti, forse come si dice negli ultimi periodi 10k qui su YouTube. Veramente ragazzi, sono molto molto contento, io vi ho spinto tanto, vi ho spinti tanto a farvi iscrivere e finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi ragazzi, questa è stata un po' la ripercorrenza di quella che è stata la nascita del canale, la storia è un po' come è nato soprattutto il nome. Quindi ragazzi, ancora grazie a tutti voi e lo devo solo a voi se sono arrivato a questo primo risultato. 10k, devo dire che ho lavorato dal 2014 6 lunghi anni o forse 7 per arrivare a questo obiettivo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora ragazzi, che dirvi, questo è stato un video così un po' soft, volevo ripercorrere questa cosa e raccontarvi un po' la nascita del canale. Quindi se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se avete qualcosa da dire scrivetelo qua in basso nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo speciale 10.000 iscritti, insomma ragazzi, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti e se ancora non l'avete fatto vi raccomando, continuate ad iscrivervi al canale. Quindi adesso non posso più dire arriviamo a 10.000, quindi adesso pensiamo a oltre, quindi spingete quel pulsante e andiamo oltre, e se andiamo oltre lo devo solamente a voi. E dove se vi iscritti attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun tipo di video in uscita ogni domenica, o forse perché nell'ultimo periodo sono stato un po' assente, ma un po' per il lavoro, un po' per le ferie, quindi adesso si ritorna alla grande. E dopo aver attivato la campanella, nulla di più. Bello ricorda l'animazione, trovate anche la mia pagina Instagram qua in basso nei commenti, quindi @MiticoSnake, ve lo sta ricordando, eccola qui che ferma lì l'animazione, link in descrizione. E raga, noi ci vediamo qui domenica mattina con un nuovo video. Grazie ancora per i 10.000 iscritti e oltre. Ciao!